Ciao a tutti ragazzi, io sono Matiz e bentornati sul mio canale. Oggi ho scelto il pantaloncino giallo perché nel video dove mi sono andato a buttare su Fortnite come challenge da bendato ho usato un pantaloncino nero, quindi per mantenere la tradizione dei pantaloncini che fanno finta di essere bender ai miei video, eccolo qua. Scusatemi per la voce ma sono raffreddato, ma tranquilli che poco importa perché oggi sono finalmente tornato con il secondo episodio di shoppare da bendato su Fortnite. Mi sono fatto attendere un bel po', lo so, diciamo che ho portato il primo episodio ad agosto. Inutile dire che con quel video è esploso, cioè no, forse esploso è poco, abbiamo distrutto YouTube. Cioè quel video ha superato le 300.000 visualizzazioni e 50.000 mi piace. E io vi dico già che se volete il terzo episodio dovete iniziare a lasciare like da adesso e condividere il video ai vostri amici. Cioè il primo episodio è andato così, facciamolo andare anche con il secondo. Comunque io direi di non perdere tempo, andiamo subito in game a vedere cosa c'è nel negozio e c'è un motivo per cui ho deciso di fare il video proprio oggi. Mi raccomando un bel like e in descrizione ricordatevi che trovate la mail per mandarmi la vostra clip più assurda che avete fatto su Fortnite, che verrà appunto inserita nella serie delle clip più assurde di Fortnite che incomincerò. Ricordatevi che appunto verrete citati nel mio video e inoltre se sarete vincitori dell'episodio avrete la possibilità di registrare una challenge su Fortnite proprio con il sottoscritto. Perché ho deciso di registrare questo video proprio oggi? Guardate cosa c'è nello shop. Hanno finalmente messo il bombardiere oscuro e io non ho il bombarolo lucente, però comunque questo mi fa veramente impazzire. Poi nel caso ci dovesse andare proprio male abbiamo comunque un bel balletto che non ho, vabbè, non so appunto se shopperò due o tre oggetti perché da come vedete ho 3000 V-Bucks. E ragazzi perdonatemi se nello scorso episodio vi avevo detto che in questo avrei shoppato V-Bucks pari al numero di like che avreste lasciato, tipo 50.000 like appunto, 50.000 V-Bucks, ma io mi aspettavo, che ne so, un massimo di 3.000-4.000 like, che al tempo erano i like maggiori che avevo raggiunto. Mentre sì, ne abbiamo fatti 50.000 e scusatemi veramente se non posso fare una cosa del genere, però posso dirvi che aumenterò la frequenza di questo genere di video se vedo supporto anche in questo episodio, quindi lasciate un bel mi piace se volete più episodi del genere. Vi dico solo che il prossimo episodio lo registrerò solo dopo aver raggiunto 10.000 mi piace, se no questo è l'ultimo episodio della serie. Io, seguendo i vostri consigli nei commenti, adesso andrò a shoppare da bendato una cosa, poi ci andremo a fare una partita con la cosa che trovo e poi ce ne andiamo a shoppare un'altra. E poi un'altra ancora se c'ho i V-Bucks alla fine. Quindi io direi che possiamo incominciare. Pantaloncino come l'altra volta, non vedo nulla. Aspettate, ancora c'è il logo della cosa. Ok, no, non si vede il logo. Ok, siamo partiti. Tutto a caso? Tutto a caso, usiamo pure l'analogico così totalmente random. Oh, 3, 2, 1, stop. Ok, sto per levarmi la benda, detta anche pantaloncino dell'Adidas, però vabbè. Raccogli il set. Va bene, ci tocca fare random anche questa cosa. Per favore fammi uscire il deltaplano. Ragazzi, spendere 1200 V-Bucks per un piccone, sinceramente, ve l'ho detto anche a inizio video, cioè a me i picconi non interessano, per favore. Ok, sto iniziando a fare a caso. Faccio così veloce che non sento praticamente nulla, non sento neanche l'audio. 3, 2, 1, stop. Piccone epico, ok, tutto quello che volete è bellissimo. Però, allora, primo acquisto fatto, non era ciò a cui aspiravo. Diciamo che avrei preferito con 1200 shoppare una skin tipo lui. Cioè, sinceramente, tra un piccone e questa skin io preferisco sempre le skin, ragazzi, ormai lo sapete. Spero che la seconda scelta vada meglio, adesso io mi cambio la skin e ci andiamo a fare una bella partita. Eccolo qui ragazzi, ecco qui in partita il piccone epico. Meglio di così, non so come farmelo vedere. Apre e chiude la bocca, questo è il potere dei 1500 V-Bucks. Un piccone con un lama che apre e chiude la bocca, no? Magari ci possiamo fermare anche a sprofondo stantio, così becchiamo qua. Ma sì, ma vai, andiamo a fightare, che ci frega. Ok, ok, il piccone è bello, c'è da dire la verità. Non so se mi ha visto, ma... No, vabbè ragazzi, guardate. Sulla cosa che rompi lascia il segno. Va bene. 1500 V-Bucks si fanno sentire sempre di più. Ora andiamo a inseguire sto tizio.
È atterrato un altro ed è uno skin. Proviamo a ucciderlo subito. Perfetto. Let's go, baby. Baby, lanciarazzi. Che è questo? Tutto esplosivo c'aveva. Sentite, una benda io me la faccio. Tanto, manca 5 di vita. Ne ho 10. Non è che dobbiamo fare i tirchi. Cosa sta succedendo, ragazzi? È morta una persona e non lo so, ho avuto 1000 di ping per un attimo. Ok, proprio così, con calma, due colpi in testa e via. Me ne voglio andare a Corso Commercio per vedere se alla fine ci ha atterrato qualcuno, perché la mia prima scelta era quella, poi ho deviato a sprofondo stanzio. Manteniamo un'attenzione abbastanza alta, non laggare adesso. Ok, c'è un nemico. Cosa sta facendo? Sta camperando in casa, spiegatemi. Ma dico io, ma è possibile che c'è gente che sta ferma dentro? Vabbè, lasciamo stare, va. Vedi, sta qui, sta qui. Oh no, 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 fra. No, fra, no, non adesso, per favore. Ok. Mi pusha. L'importante è che mi pusha. Probabilmente andrà sul tetto di questa casa ora. Ah no, eccolo, 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 cacchio, cacchio, cacchio. Ok. Guardalo, guardalo con le trappole, che schifo. No, vabbè. No, vabbè. Cosa mi stai mai dicendo? Ma vuoi morire? E dai. Amico. Mannaggia, non l'ho hittato. No, vabbè, raga. No, 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 no. Raga. Non ho materiali, ragazzi. Raga, c'è gente ovunque. No, c'è gente. C'è un tizio lì, guardate. Sotto lo... c'è il fortino, mannaggia. Perché, guarda, infatti lo sta sparando pure. Perché mi faccio prendere dall'ansia quando ci sono più di due persone? Non ripensiamo al passato, ma anzi, dobbiamo pensare al presente. Perché adesso, ragazzi, andremo a shoppare il secondo oggetto di oggi. Guardate, giro sia con l'analogico che con la freccetta, proprio così. Ok. Continuiamo a girare, mescoliamo per bene tutto quello che c'è nel negozio. E 3, 2, 1, stop. Allora, adesso leviamo il pantaloncino piano piano. Piano piano, piano piano, piano piano. Are you serious?
Che Fortnite o pantaloncino, vuoi farti perdonare da quello che mi hai fatto shoppare prima? Bombardiere oscuro. E anche lo zainetto per andare a scuola. Ok, questo mi piace. Che tra l'altro, ragazzi, alla fine è un personaggio blu. Non è che, capito, Fortnite lo consideri chissà cosa. Però. Va bene, io direi che possiamo andare a farci un'altra bella partita e vediamo se riusciamo a superare le 5 kill o a fare una vittoria reale. Bombarolo oscuro, benvenuto in squadra. Mi dispiace che ti sia capitato come caposquadra questo tizio, però. Va bene, siete pronti a vedere la skin? Allora, io mi voglio buttare assolutamente a Parco Pacifico perché mi manca veramente troppo. Già si vedono le sue suole delle scarpe e il bellissimo zainetto. Versione scuola 2018, adatto a tutte le bambine dark delle elementari. Spacca, spacca, ok, M4, questo, bevi gli scildini. Ok, gente che si spara. Non c'è il pompa, provo ad andarci comunque. Ok, mi sono giocato un po' la vita, però vabbè, abbiamo le bende, dai. Qualcuno è morto dalla trappola. Oh, vedi che quando vuoi sei bravo. Tutto verde, sì. Un'altra? Serio? Ciao, è stato un piacere. Aveva solo il vampafucile, poverino. Un'altra slurp, ma che cos'è? Ma io non so cosa più fare. Ok, nemico al burger, devo soffiare il naso. Provo a inseguirlo, ma al tempo che io arrivo io là. Ecco, appunto. M4 blu. Che carino, ma è un mini autobus. È la prima volta che lo vedo. Ah, sempre per sta cosa di Halloween. Carino. Ti apro io, mi dai un altro scoop. Basta, non ne voglio più sapere. Fa anche il rumore dell'autobus. Wow. Ecco, l'ho distrutto. Raga, ma i nemici dove cacchio stanno? Ora becco per forza qualcuno che arriva da qua. Spero di beccarlo mentre sto già in altezza. Cioè, per forza, se non arriva nessuno adesso da qui, Fortnite è morto. Oh. Ok, abbandono qualsiasi persona stia arrivando da qua perché c'è un tizio a bosco bladerante. Provo ad avvicinarmi un po' di più. Ok. Cosa sta facendo? Ciao. Gente che spara. Andiamo, andiamo, andiamo. Immischiamoci lentamente in questo fight. Ok. 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 Bevi, bevi, bevi. Bevi, 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 bevi. Dobbiamo andare in safe. Mamma mia, che noia. Oh, hanno rotto un albero. Hanno rotto un albero. Stiamo attenti. Eccolo lì. Però dobbiamo stare attenti perché, vedi. Vabbè, io un hit gliel'ho dato. Io un hit gliel'ho dato. Adesso, continuate voi. Piccolino, eh. Ok, nemico. Va bene. Un altro nemico è lì.
No, ragazzi, non si può fightare così. Fermi. No! C'è un altro nemico! Raga, non so che fare. Sono morto dalla tempesta. Mi sono incastrato. Sono morto per la tempesta, ragazzi. Cioè, vi rendete conto che sono morto per colpa della tempesta e degli alberi? Lui era riuscito a prendere la posizione e praticamente mi aveva ferito. E mi sono... ho sbagliato, ho provato a prendere gli scildini e... niente, gli alberi mi hanno fregato. Non ci credo manco io, ragazzi. Lasciate un bel mi piace, mi raccomando, a 10.000 like, terzo episodio della serie Shoppare da Bendato su Fortnite. Mi raccomando, non farò scattare il terzo episodio se non raggiungiamo i 10k likes. Grazie a tutti per la visione, grazie a tutti per il supporto. Mi raccomando, nella descrizione trovate sia il link del mio Instagram, andatemi a seguire perché annuncio le cose più importanti lì, e un'altra cosa, trovate la mail, mi raccomando, mandatemi la vostra clip più assurda che abbiate mai registrato su Fortnite, le aspetto tutte nella mail, sceglierò le migliori e ci divertiremo tantissimo. Noi ci vediamo domani o dopodomani con un nuovissimo video e niente, bella ragazzi.